animata dall'energia, dalla creatività, dall'intraprendenza di tanti giovani volontari riuniti in altrettante associazioni culturali, la città di Foligno sta per vivere la sua stagione più intensa dal punto di vista della proposta culturale, la stagione dei festival. Ci troviamo nel cortile quattrocentesco di Palazzo Trince, proprio nella città dei Trinci, che ormai da molti anni numerose associazioni culturali hanno cambiato con le loro attività il modo di fare cultura a Foligno. Con noi Elisabetta Piccolotti, assessore alla cultura del comune di Foligno. Come è nato e come si è sviluppato questo tessuto tutto particolare delle numerose associazioni culturali che sono attive a Foligno? Beh, si è sviluppato a partire dalle passioni dei giovani che attraversano la città e che la vivono. Devo dire che sono stati molto bravi perché hanno creato delle grandi associazioni piene di volontari e anche soprattutto piene di competenza, che via via negli anni, ormai sono quasi 10 anni che si sviluppa questo processo, hanno dato vita a dei festival molto interessanti, capaci di stare sul terreno della cultura nazionale e internazionale e di ospitare a Foligno grandissimi concerti e anche grandi sperimentazioni che ci portano dritti al cuore della cultura più innovativa italiana. I settori culturali sulle quali le associazioni hanno basato le loro attività. Beh, i settori sono i più molteplici, tanto che io credo che noi possiamo dire che a Foligno si svilupperà come un centro del terzo settore culturale, perché abbiamo associazioni giovanili che si occupano di musica e di tanti generi musicali, dal jazz alla musica popolare, passando per la musica elettronica, e poi tante altre associazioni che si occupano di fotografia, di arte contemporanea, di architettura e anche molte teatrali. A Foligno ci sono alcune delle compagnie teatrali giovanili più interessanti della regione, quindi devo dire che i settori coprono quasi tutto l'arco del sapere e dello sviluppo dell'espressività umana, quindi abbiamo molto da lavorare e sicuramente svilupperemo un tessuto capace anche di superare i confini fra i generi, ad esempio fra la musica jazz e la musica elettronica, e dare vita a una fusione culturale che è molto interessante. Ecco, allora, tutte queste associazioni durante il corso dell'anno danno vita a tante attività interessanti, ma è forse in questo periodo che si concentrano quelle più importanti, quelle più con maggiore capacità ricettiva, cioè lo Young Jazz Festival e il Density Festival, musica jazz, musica elettronica e arti visive. Come hanno cambiato la città queste due manifestazioni? Beh, queste due manifestazioni hanno saputo farsi amare dai folignati e non solo, hanno saputo in qualche modo attrarre in questa città un pubblico proveniente da fuori regione, che per noi è molto importante. Sono associazioni per l'appunto che si occupano di jazz e di musica elettronica, che fanno due festival molto importanti e anche molto partecipate, con decine di concerti, decine di performance, e che hanno entrambe uno stesso taglio che li accomuna, che quello di andare a cercare all'interno del panorama nazionale e internazionale le cose più giovanili, più sperimentali, gli artisti emergenti. Per cui venire a Foligno durante questi due festival significa venire a scoprire i cult di domani, cioè quelli che stanno facendo un lavoro molto interessante e che si affermerà come diciamo lavoro culturale riconosciuto in maniera molto forte in tutto il panorama artistico. Thank you.
Ad aprire le danze nella stagione dei Festival Folignati è lo Young Jazz Festival dal 25 al 29 di maggio. Con noi Mario Gammarota, presidente dell'associazione culturale Young Jazz. Quest'anno il festival è arrivato alla sua 7ª edizione. Quali sono gli elementi di maggiore discontinuità rispetto al passato e quelli di novità? Ma diciamo che l'anno passato, nel 2010, l'edizione scorsa, ha presentato moltissime novità. Una su tutte è il collegamento della musica jazz e quindi del festival Young Jazz con il territorio, non soltanto a Foligno ma anche nei comuni limitrofi di Trevi, Bevagna, Montefalco, Gualdo Cattaneo, con concerti all'interno dei musei. Quindi diciamo un'unione tra la musica jazz, i beni storico-artistici del territorio e anche le cantine e anche prodotti tipici del territorio che presenteremo al punto ristoro alla Via del Jazz in una nostra location a Foligno durante i giorni del festival. Come elemento di novità quest'anno avremo una nuova sezione che guarda diciamo all'interno della comunità Folignate, Jazz Community. Porteremo il jazz all'interno del sociale per dar voce anche alle persone diciamo svantaggiate che nella quotidianità normale non ce l'hanno. E quindi proporremo un concerto all'interno della Casa Serena Ex Ompi per gli anziani, proporremo una street band per i bambini italiani e stranieri e proporremo anche la Libera Orchestra, che è un'orchestra fatta da 40 elementi ragazzi disabili, e da marzo Giovanni Guidi e Dan Kinzelman della nostra associazione stanno svolgendo dei laboratori musicali per preparare appunto queste persone il 25 all'Auditorium San Domenico. In una regione come l'Umbria, dalla grande tradizione jazzistica, lo Young Jazz Festival come è riuscito a ricavarsi una nicchia di grande attenzione e successo? Ma sicuramente con una parola su tutte che riassume un po' lo Young Jazz, che è la contaminazione. La contaminazione che significa anche sperimentazione, nuovi linguaggi del jazz che si incontrano con i diversi linguaggi musicali. Il programma di quest'anno infatti sarà molto contaminato perché oltre diciamo al duo di eccezione di chiusura Stefano Bollani e Cristina Zavalloni, e proporremo anche una produzione insieme al Crossroads Festival dell'Emilia Romagna, Jim Black, un batterista americano molto importante che per la prima volta verrà a Foligno il giorno 27 di maggio. In un momento nel quale è sempre più difficile in Italia dare vita ad eventi che propongono cultura, voi come riuscite a dare continuità alla vostra esperienza? Ma ci riusciamo sicuramente con molto spirito di sacrificio, molto volontariato, infatti da ringraziare tutti coloro che collaborano e lavorano all'interno del festival. Questo diciamo che ci è riconosciuto anche appunto a livello nazionale, se pensiamo che già da 2 anni abbiamo il patrocinio di Umbria Jazz che ci onora tantissimo, e da quest'anno addirittura abbiamo aperto una collaborazione stretta con Musica Jazz, una delle più importanti riviste del settore a livello nazionale, che uscirà con 2 daily nei giorni del festival in tutta la regione come free press che tutti potranno trovare all'interno delle edicole. Come ogni anno, anima dello Young Jazz Festival sarà Giovanni Guidi, il giovane pianista folignate, una delle promesse del jazz italiano nel mondo. Anche quest'anno però la direzione artistica sarà affidata a Gianluca Petrella, trombonista di fama internazionale. Quale apporto di crescita hanno dato e danno al festival questi due personaggi? Ma sicuramente Giovanni Guidi, che è stato il direttore artistico per le prime edizioni, ora coordina la direzione artistica, che però è in mano a Gianluca Petrella dalla scorsa edizione. E sicuramente sono lo spirito del jazz italiano, che ora sta diciamo sfondando in tutto il mondo, perché a mio avviso il jazz italiano ha coraggio di sperimentare appunto i nuovi linguaggi del jazz, e quindi lo Young Jazz Festival cerca di essere appunto un laboratorio per questo, e speriamo di essere utile al jazz italiano nel mondo.
Il primo e il 2 luglio saranno i giorni in cui andrà in scena il Density Festival, giunto quest'anno alla sua sesta edizione ufficiale. Con noi Giampiero Stramaccia, presidente dell'Associazione Culturale Density e anima storica del Density Festival e di tutte le attività che poi Density propone durante il corso dell'anno. Quest'anno il tema del festival è Ritorno al futuro. Che cosa si dovranno aspettare tutti i visitatori che arriveranno a Foligno, ospiti del Density Festival? Allora, innanzitutto un cambio logistico per quanto riguarda le location, perché non, come tutti sappiamo, non abbiamo più il chiostro delle scuole magistrali, ma utilizzeremo un altro posto che comunque è altrettanto bello e anzi per alcuni aspetti darà possibilità in più, che è la corte del Palazzo Candiotti, palazzo appena restaurato del Settecento, meraviglioso, e quindi da questo punto di vista per alcuni versi anche se è stata abbastanza difficoltosa. Rimane però il cuore delle attività del Festival Density, cioè l'Auditorium San Domenico. Sì, la parte serale sarà sviluppata in queste due location contemporaneamente, l'Auditorium che avrà dei concerti in prima serata dalle 9:30 in poi con dei progetti straordinari, tra cui Baranescu Quartet, che è un quartetto d'archi strepitoso che farà, diciamo, un repertorio dedicato alla musica elettronica, e poi abbiamo un sacco di altri artisti internazionali, tra cui DJ Crash, che è un grandissimo DJ giapponese che verrà in esclusiva a Density Festival, perché faremo proprio un focus sul Giappone. E poi ci sarà tutta la parte notturna che andrà Auditorium e Palazzo Candiotti, e un'altra novità, diciamo, è la programmazione pomeridiana che avverrà nel nuovissimo spazio di Santa Caterina, e lo occuperemo, diciamo, come il nostro abitudine, tutto, faremo degli eventi dentro la sala principale, nel foyer, e anche, diciamo, degli aperitivi dedicati a tematiche che adesso non vi sveliamo, sul giardino, che è un posto, diciamo, molto interessante, perché c'è possibilità di rilassarsi, di fare l'aperitivo, di ascoltare bella musica. Il festival del focus sul Giappone, il Festival Density, quindi il festival delle arti musicali e visive digitali, ha avuto un importante prologo con il concerto di Sakamoto. Mi vengono i brividi solo a sentire il nome, è stato un evento strepitoso, il Teatro Morlacchi pienissimo, questo concerto fortunatamente, grazie all'affluenza del pubblico, il ricavato verrà devoluto per un progetto sul Giappone, sulla ricostruzione dopo il terremoto, e Albanoto e Sakamoto. Albanoto è stato un artista che è venuto da noi già per 2 anni, Sakamoto è, diciamo, il pianista che conoscono tutti, che ha fatto le colonne sonore dei film di Bertolucci eccetera, ha fatto questa performance insieme, stupenda. E questo è stato, diciamo, il prologo, diciamo, un'anticipazione del festival a Perugia, dedicato, diciamo, all'aspetto del Giappone, che avrà, diciamo, altri artisti, altre cose, diciamo, durante il festival a luglio. Il Festival Density è un evento che in 6 anni, in 6 edizioni differenti, ha saputo conquistare tanta attenzione non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. Come siete riusciti a farlo crescere così tanto? Siamo 20 volontari, ma volontari che si impegnano in modo molto, diciamo, intenso durante tutto l'anno alla programmazione del festival e delle attività che svolgiamo qui a Foligno. E oltretutto volontari di talento, cioè, sono tutte persone che si sono avvicinate, no, al progetto, e hanno saputo dare ognuno il suo contributo nel proprio ambito, e quindi siamo riusciti a creare una rete di contatti a livello nazionale e anche internazionale che ci permette di avere visibilità, diciamo, in tutto il mondo. Naturalmente non è tutto il mondo viene al festival, però molte persone sono interessate. Anche l'anno scorso abbiamo avuto gente dalla Russia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, che sono venute qua appositamente per il festival, e spero che quest'anno l'affluenza cresca e che anche la città di Foligno, diciamo, si abitui sempre di più a vivere questo evento, diciamo, in modo più collettivo. E proprio per questo motivo quest'anno faremo anche una promozione speciale per i ragazzi delle scuole, che si chiama una promozione Under 21,
che avranno accesso tutto il festival a metà del prezzo, cioè praticamente a 20 euro potranno visitare, avere accesso a tutte le performance del festival, che sono molte, sono più di 30 nei due giorni del festival, e a metà prezzo, ecco. A Foligno quindi a fine maggio andrà in scena lo Young Jazz Festival, mentre ad inizio luglio sarà la volta del Density Festival. Ma non sono questi gli unici due eventi incaricati di animare le attività nel comune di Foligno in questo periodo. C'è innanzitutto la novità in questi giorni della Festa di Scienza e Filosofia e poi più avanti, come da tradizione, il Festival Canti e Discanti. Insomma, assessore, ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo con un appuntamento nuovo che per noi è molto importante in questo periodo in cui tutti gli enti locali fanno i tagli alla cultura. Noi siamo riusciti invece a proporre addirittura ai Folignati una novità, che è questa Festa di Scienza e Filosofia, in cui indagheremo attraverso la presenza di 26 scienziati tra i più noti al mondo le teorie scientifiche più attuali. Ci saranno conferenze, incontri e tanto da riflettere. Facciamo questo perché crediamo che la cultura scientifica sia uno dei settori su cui bisogna investire per produrre innovazione tecnologica per le imprese, ma anche la coscienza e la consapevolezza che la tecnologia può migliorarci la vita. E poi a seguire a luglio, come tutti gli anni, Canti e Discanti Festival, che sarà quest'anno dedicato alle culture del mondo. Ci saranno grandi concerti in piazza, molti appuntamenti gratuiti. È un festival che indaga i terreni della musica popolare, ma da qualche anno si è anche allargato a delle splendide mostre fotografiche patrocinate dal National Geographic, che animeranno, diciamo, queste giornate di festival e renderanno per tutti i Folignati sia ludico, diciamo, l'appuntamento, sia interessante dal punto di vista, appunto, artistico e di indagine sulla diversità delle culture del mondo. È un festival che ci sta molto a cuore perché crediamo che apprendere e riconoscere la diversità serve anche a fare di questa città un luogo d'accoglienza e di dialogo interculturale molto importante. Quant'è importante per una città come Foligno dare una mano, supportare e credere nell'attività di queste associazioni culturali? Beh, è fondamentale. Noi crediamo prima di tutto nella passione dei volontari che le animano. Senza le associazioni culturali di Foligno sarebbe impossibile proporre alla città dei programmi così ampi e così intensi dal punto di vista culturale. Dobbiamo dire che il volontariato supplisce in qualche modo a un paese che fa fatica ad investire nella cultura, e questi giovani, queste ragazze e questi ragazzi, tanti professori, tanti studiosi che ci aiutano a portare avanti la vita culturale della città, sono il nervo veramente fondamentale di tutto il nostro impianto. Questo è bene perché quando si fanno solo grandi eventi, spendendo molte risorse, a volte quando si smonta il palco poi non si lascia nulla in città. Invece noi, attraverso la collaborazione con le associazioni culturali, abbiamo costruito un tessuto di partecipazione amplissimo che coinvolge, io credo, addirittura un migliaio di persone in città, e che fa sì che durante tutto l'anno i giovani a Foligno possano trovare delle cose da fare alternative, diciamo, a una mercificazione del tempo libero che sempre più spesso rende le persone passive e incoscienti. Invece così costruiamo coscienza critica e quindi anche la possibilità di avere un mondo migliore domani. We'll be right back.